Questo noi l'avevamo già detto da tempo, noi eravamo sicuri di questo, che la morte in conseguenza di altro delitto era reato che si prescriveva in 7 anni e mezzo. La cosa era talmente pacifica, talmente ovvia, che avevamo già detto al Tribunale di primo grado che non c'era bisogno assolutamente di correre, ma di approfondire con la dovuta attenzione che il caso richiede, tutta l'istruttoria, che invece è stata a un certo punto interrotta proprio anche, riteniamo, per l'incombere della prescrizione. Certo è che non ci soddisfa, perché ovviamente io parlo per il mio assistito, sono convinto dell'assoluta sua estraneità ai fatti e alle contestazioni, che sia assolutamente innocente, quindi io quello a cui miro è che ne venga ovviamente dichiarata l'innocenza. Il suo assistito questa mattina per la prima volta si è presentato in aula, perché questa scelta? Questa scelta perché fino adesso l'attenzione mediatica era tanto che non se l'è sentita, visto che questo processo gli ha portato così già tanto danno, questa vicenda, e così tanta sofferenza a lui e alla sua famiglia, di esporsi mediaticamente più di quello che già purtroppo un processo mediatico aveva portato a esporlo nelle televisioni. Vaneschi potrebbe rilasciare alcune dichiarazioni spontanee, lo farà a breve? Su questo ci riserviamo ovviamente in processo, vedremo anche secondo l'evolversi del processo. Lo scenario evidentemente potrebbe anche cambiare a seconda delle responsabilità dei due imputati, cioè Vaneschi, nel caso dovesse essere solo un mero spettatore, cadrebbe l'attentata violenza sessuale di gruppo. Già su questo, nella sentenza di primo grado, vi è una diversificazione delle due posizioni. Ovviamente per Vaneschi viene detto che sostanzialmente la partecipazione già nella sentenza di primo grado sarebbe stata sostanzialmente la mera presenza, che avrebbe rafforzato, però ecco, è molto sfumata. Si dice che comunque già solo la sua presenza avrebbe, diciamo, rafforzato, posto che secondo me e secondo la mia interpretazione sono assolutamente innocenti entrambi, ovviamente vedremo poi nel corso le valutazioni che farà la Corte, e ovviamente è un processo ancora tutto da scrivere, tutto da giocare.